Ciao a tutti, sono Andrea e sono qui oggi per presentarvi la nuova puntata della PM Podcast con ospite Giorgio Vezzini, in cui si parlerà di videogiochi, del loro mercato e di sound design. Buona visione. E quindi sono ben curioso anche di farmi illuminare in un certo senso. Beh, perché comunque videogiochi, invece il background tuo, Giorgio, è decisamente molto fiorente, come si potrebbe dire, molto pieno. C'è un po' di passione, sì, insomma, un po' di sì, videogiochi in casa, sì, quello. Beh, sì. Parlando di quello che è, esatto, com'è che è nata questa passione per i videogiochi? Allora, temo che nonostante poi i miei abbiano cercato di portarmi sulla retta via, un pochettino sia anche colpa loro. Loro quando si sono sposati dovevano decidere, con un po' di soldi che avevano da parte, se comprare una TV, perché avevano un 6 pollici bianco e nero, una roba piccolissima, e quindi volevano comprarsi una TV decente per la casa, o se comprarsi una console, e alla fine si sono comprati l'Atari, e quindi quello che loro avevano era una TV a 6 pollici e giocavano a Berserk e a Space Invaders con quella console. Un pochettino questa cosa ce la siamo portati dietro in famiglia. Quindi abbiamo avuto il Commodore 64, abbiamo avuto l'Amiga 500, ovviamente poi sono arrivati i PC, e c'è sempre stato, oltre all'utilizzo da ufficio, soprattutto del PC, ma c'è sempre stato poi l'aggiunta, c'è sempre stato il Prince of Persia, ci sono stati Lemmings, c'è stato Arkanoid, c'è stato Bubble Bobble, che secondo me è il... Non conosco. Bubble Bobble, secondo me conosci sicuramente Puzzle Bobble, quello che spari, okay, le palline, sì, e poi ne fai, sì. Ok, prima di Puzzle Bobble con i draghettini esisteva Bubble Bobble, che sono il draghetto verde e il draghetto blu che si muovono all'interno di un livello. All'interno del livello le bolle che sparano vanno a catturare i nemici, quindi una volta spari la bolla per catturare i nemici, la seconda volta praticamente ti giri, tu hai degli spike praticamente, o salti sulla bolla o gli prendi di schiena, esplodi la bolla col nemico dentro. E questo videogioco è credo praticamente quello che ha cementato il mio amore, ma non perché io ci giocassi, io ci gioco davvero molto poco, ma perché ci giocavano mio fratello e mia madre. Beh, c'è la questione, cioè il fatto di chiedersi un po' quando uno vuole entrare nel mondo dei videogiochi, cioè perché ci sono tanti giocatori, obiettivamente, però la gente che invece si occupa e conosce, analizza, come dire, si occupa di videogiochi, ecco, in questo senso è un po'... c'è quell'alone di mistero, forse, un po' di... cioè, come dire, dici, quella persona fa i videogiochi, quella persona lavora in quell'ambito per poi far giocare un sacco di persone. Allora, come ci sono arrivato? Ci sono arrivato un pochettino per gradi, un pochettino per fasi di realizzazione. Credo che la prima fase di realizzazione fosse che facevo davvero schifo come chitarrista, e che quindi la carriera da rockstar non era da percorrere, insomma. Però c'è questa cosa, io ho sempre davvero amato la musica, ho sempre amato il suono, e a un certo punto io, amante dei videogiochi, volevo addirittura ancora prima di intraprendere la carriera da rockstar, stava appena alboreggiando quello che poi sarebbero diventati gli e-sport, praticamente i tornei di videogiochi con persone che diventavano dei pro gamer, persone che a tutti gli effetti vivono di sponsor, vivono di tornei, come potremmo immaginare un campione olimpionico, ma certo, la versione elettronica. E StarCraft è stato il primo gioco ad attrarre una folla, soprattutto è partito tutto dalla Corea del Sud, e poi si è iniziato a espandere in giro per il mondo, e ci sono proprio questi tornei dove, con telecronisti, con tutto il personale che poi ci porterà a Twitch, che poi ci porterà, certo, a una serie di eventi nell'intorno del mondo dei videogiochi. E volevo fare quello, avevo le mie sessioni di allenamento con le persone del mio clan, avevo i miei tornei, mai fatto nulla di granché, ovviamente, ma quindi
gradi di realizzazione, amore spassionato per i videogiochi, amore per i giochi in generale. Io adoro i giochi da tavolo, adoro i giochi di ruolo, e nell'entrare dei giochi di ruolo c'è questo elemento di fantasia, c'è questo elemento di questo salto di fede che devi fare, perché tu sei un personaggio, che cosa fa il personaggio, viene narrato da un narratore, perfetto, ma come può il narratore darti qualcosa in più? Allora aggiungi un po' di musica. La musica dà quel qualcosa, però alla fine è un mondo fantasy, perché non fare qualcosa di più? Allora fai qualche suono particolare per le voci, allora qualche creatura, ti registravi qualche voce un po' strana. E perché no? Ci sono degli incantesimi e delle cose particolari, allora crea qualche suono di qualche incantesimo. E perché no? Cioè, nel senso, fai degli ambienti, quindi sei dentro una cava e iniziava, diciamo, a prendere un attimino forma quello che una sintesi di questi mondi. Da un lato davvero la passione per il gioco, per i videogiochi, la passione per il suono, la passione per la narrazione, che secondo me è una cosa fondamentale se uno vuole fare videogiochi in generale, amare raccontare storie e rendersi conto di che cosa si può fare e che cosa si no. Quindi no pro gamer, no rockstar, piangi e alla fine in quarta superiore c'è stato questo momento di pura epifania, dove normalmente ci sono i vari colloqui di orientamento, no? E a nessuno servono, a nessuno, cioè proprio normalmente non nessuno torna a casa con, cioè ci sono tutte le buone intenzioni ovviamente, ma poi nessuno torna a casa e dice perfetto, ho deciso, no? E io avevo tra le mie opzioni, avevo fisica, matematica e musica, perché non avevo ancora ovviamente realizzato nulla. E parlo con una persona che aveva finito un percorso di studi dall'università di fisica ed era finita a fare un lavoro interessante d'ufficio, ma nulla legato alla fisica. Abbiamo parlato con un matematico che era una cosa talmente affascinante, ma che andava talmente a scontrarsi col fatto che io avevo 4 in matematica, io l'adoravo matematica, davvero, cioè non è una cosa che è incredibile, cioè il mio amore per la matematica si scontrava col fatto che non riuscissi a imparare come farla funzionare, e questa cosa poi mi è rimbalzata in faccia tantissimo quando ho iniziato a fare videogiochi. Con tutta la matematica che c'è effettivamente in questo mondo tanto. Adesso. Ma all'ultimo arriva questo signore che ha studiato musicologia a Bologna e mi dice: guarda, se tu vuoi puoi fare musicologia a Bologna. E dico: interessante sì, ma no. Oppure ho trovato questo bando di iscrizione alla scuola di Saluzzo. E io: ma cos'è la scuola? La scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo. E allora, cioè, già nella mia mente era ripartita. Ok, la mia carriera da rockstar sta per ripartire. Fa: no, in realtà tecnico del suono. Oh. E a quel punto dico: però, perché no? No? E praticamente da quel momento in avanti c'è stato questa cosa di dire: va bene, io già registravo per la mia band, no? Già sapevo che cos'era un EQ, già sapevo che cos'era un compressore, che cosa ci sarà da imparare di più, no? E dopo praticamente ti devi preparare per il test della scuola di APM e inizi a dire: ok, va bene, 3 tomi tanti, non un anno e mezzo, ma fondamentalmente una estate piena più qualche spot qua e là a prepararsi, perché non ero pronto. Non era fare il tecnico del suono, non era inserire il jack della chitarra dentro un adattatore per un mini jack, dentro la Sound Blaster del computer, dentro Audacity, con tutti i rumori del computer che entravano, non era quello. E quindi ha aperto un mondo. Come hai citato a scuola PM, abbiamo detto: beh, perfetto, cioè hai fatto. Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando del 2007-2008, quindi un pochettino di anni fa. Qualche anno fa, però l'esperienza probabilmente è quella che stiamo vivendo. Assolutamente. Allora, adesso non so quanto diciamo, poi la gente che ascolta conosca l'ambiente della PM, ma a noi quando siamo arrivati avevano appena aperto la foresteria del terzo piano. Praticamente,
Avevano appena fatto proprio un refurbish di tutta la situazione. E infatti la primissima cosa che ho fatto è stata scrostare un muro per sbaglio, perché avevo appeso una lavagna magnetica. Io avevo sta fissa pazzesca per le lavagne, non chiedetemi perché, io adoravo le lavagne magnetiche per scrivere roba e fare disegni e fare, cioè, mappe mentali, cose di questo genere, con il blu tack. E cioè, giorno 1, attacco la lavagna al muro con la blu tack, e poi si sente, sono tipo in cucina, si sente una cosa, si sente pam, sente questo rumore tipo tuono dei film di anni 60. Una lavagna magnetica è caduta, ha iniziato a vibrare, torna indietro, ho scrostato un tocco grosso, il blu tack ha tirato via un tocco così di intonaco. E vado dal buon Maurologio a dire: guarda, ascolta, temo di aver fatto un danno, ho scrostato un pezzo di intonaco. Fa: ah no, nessun problema, ti scioglieremo nell'acido. E questa è stata praticamente la mia prima interazione la prima interazione da studente è con Maurologio, dopo gli esami, dopo i test, dopo quell'altro momento assolutamente di pura magia che è il test d'ingresso dell'APM. Com'è stato il processo per passare da studente poi a docente di fatto? Perché tu insegni e adesso insegni all'APM. Come sei successo? A questo credo sia in realtà merito di un mio ex collega, Alessandro Morino, che mi ha fatto una foto parecchio stupida con praticamente una scimmiaggiatura di James Bond, dove è praticamente la tipica cosa di GoldenEye, o comunque quella, diciamo, che dove si vede la canna della pistola, con io come un pirlone con le cuffie e dei microfoni a modi di pistola. E l'ho postata su Facebook e ping, mi arriva il messaggio da Loggia: ci facciamo una chiacchierata? E comunque, vabbè, il percorso davvero ridotto in 5 secondi è stato: io sono uscito dalla PM, ho fatto uno stage anche lì, poi quanto devo alla PM va oltre la definizione delle parole, ma io ho fatto uno stage a Binari Sonori. E la cosa buffa di questo stage di Binari Sonori è che Loggia, la PM, mi hanno detto: guarda, vai, chiama questa persona, siamo d'accordo con loro, stiamo cercando di allargare il nostro raggio di stage che possiamo fare, potresti fare doppiaggio per videogiochi. Allora io, tutto allegro, prendo, dico: bella, chiamo. Mi risponde la responsabile del dipartimento audio: ah, buongiorno, allora cos'è? Sono Giorgio, vengo dalla PM, faccio uno stage. Cosa mi dite? Cosa mi dite? No, mi hanno detto di no. Allora io sono tornato indietro da Loggia, molto professionalmente, piangendo: no, mi hanno detto di no. Ci penso io. Un quarto d'ora dopo, no, in realtà credo il giorno dopo, qualcosa del genere, mi chiamano: allora, sì, no, certo, allora venga pure a fare un colloquio per provare a vedere se dove fare lo stage. E mi sono immaginato Loggia in modalità facciamo un'offerta che non può rifiutare. E ho fatto lo stage lì, sono rimasto a lavorare lì per una decina d'anni fondamentalmente. E poi mi sono trasferito a Malta, ho lavorato a Malta in uno studio di videogiochi lì, mi sono trasferito in UK, ho lavorato in uno studio di videogiochi lì. E a un certo punto c'erano un po' di opzioni, c'era l'opzione Danimarca, l'opzione Svezia, si poteva girare. Perché no, c'era la Danimarca con i prati fantastici, con diciamo il culto di una nazione a dimensione del bambino, perché sono il futuro della nostra società. C'era la Svezia con diciamo anche lì tutta una serie di miglioramenti, con una serie di qualità della vita altissima. E poi Canada, dove in realtà è fantastico, ma è completamente diverso da che cosa si potrebbe mai immaginare. Già il mondo scandinavo sarebbe stato particolare. Il Canada mi ha stravolto piacevolmente, devo essere sincero, molto piacevolmente. E nonostante io sia arrivato in Canada 2 settimane prima dell'inizio del Covid,
E quindi io ancora oggi non ho ancora visto il Canada, perché anche se io sono riuscito a viaggiare un pochettino in giro, abbiamo sempre avuto restrizioni. Quando non c'erano restrizioni magari non me la sentivo io tantissimo, ma tra una balla e l'altra devo onestamente ancora bearmi gli occhi Invece, esatto. Volendo parlare di quello che è il lavoro di per sé, al di là di riprendere degli unicorni con centinaia di microfoni, che comunque rende molto bene l'idea di quello che è effettivamente, però parlando di quello che, di cui ti occupi in pratica, se chiaramente, è come arrivano le idee di per sé per fare una cosa? Pragmaticamente immaginatevi uno, due o tre sound designer all'interno di una stanza che fanno, diciamo, iniziano a vedere un po' le animazioni, iniziano a vedere un attimino gli ambienti e poi chiacchierando iniziano a fare una cosa. Ah, qui la creatura, mi immagino che inizi. E due, tre birloni iniziano a vocalizzare qualsiasi cosa, davvero letteralmente qualsiasi cosa. Ah, qui praticamente, beh, questa parte del vento, cosa pensate in un... tutte frequenze alte, diamo quell'idea di, diciamo, di capanna dello zio Tom. Ah, sì, ma in realtà però potremmo fare un rumble, un po'... Diamo quest'idea comunque, diciamo, di tutte le doghe del legno. E per un quantitativo di tempo che va dall'ora a il troppo lungo, andiamo avanti a vocalizzare queste cose, cercando di sintetizzare tra queste idee un fil rouge. Cioè l'idea alla fine, quello che va raggiunto è una direzione audio. Questa direzione audio non è ovviamente una lista di suoni, suono per suono, asset per asset all'interno del videogioco, ma è una guida di stile. A che cosa serviranno i suoni? A che cosa servirà, ad esempio, utilizzare venti diversi? Il vento dà tantissimo una sensazione di spazio. A volte la descrizione sonora di uno spazio non è soltanto il mettere suono all'interno di un ambiente, ma è anche anticipazione, è anche tutte cose che esistono nei film, esistono ovviamente in qualsiasi altro media. Nei videogiochi hanno questo aspetto ulteriore di narrazione che devono in un qualche modo informare il fruitore dell'esperienza da un punto di vista interattivo, però non lineare. Io non controllo la linea temporale che permetterà al giocatore di fruire questa cosa, ma devo generare una serie di situazioni che in un modo non lineare permettano comunque di ricreare tutta questa serie di scelte di narrazione, e l'audio ha un ruolo molto importante. Che cosa facciamo da sound designer è letteralmente decidere un po' quali sono i suoni, come vogliamo sia lo stile dell'audio, tenendo però in considerazione la cosa più importante, che è che cosa comporterà sinergicamente all'interno del gioco. Spesso e volentieri ci sono dei suoni che ci piacciono tantissimo, ma che poi dobbiamo sacrificare perché non servono a supportare, o addirittura magari creano l'effetto opposto. Abbiamo alcune volte abbiamo magari dei suoni particolarmente intensi, potenti, ma in quel momento abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più leggero, abbiamo bisogno di far rilassare il giocatore, quindi quella cascata non sarà una cascata del Niagara, ma sarà una cascata con un raggio di ascolto molto dove lo sentirai meno in lontananza, sentirai molto di più le goccioline piuttosto che il rumore bianco della cascata. Rimane tutto, diciamo, a servizio di una narrazione, e da qui il motivo che dicevo prima dell'amore per la narrazione. L'audio alla fine narra una storia, e se non ti metti al servizio di questo amore, se non ti metti al servizio di questa narrazione, sì, per carità, potrei comunque inserire suoni all'interno di un videogioco, ma sarà una cosa diversa, cioè sarà un altro tipo di lavoro fondamentalmente, non è il sound designer. Ecco. Hai parlato di questo approccio che possono avere i sound designer, che hanno fondamentalmente i sound designer quando devono pensare a uno stile, che comunque stile di solito si rimanda a un qualcosa, cioè rimanda un po' come parola a un qualcosa di artistico, cioè che ha una valenza artistica abbastanza importante. Mi incuriosiva un po' capire, cioè, se c'è un approccio come dire, anche da parte di chi fruisce semplicemente del videogiocatore, semplicemente, sì.
se viene comunque, se il videogioco può essere o viene dalla tua esperienza interpretato come una forma d'arte di per sé. Allora, innanzitutto il videogioco è tutte le cose che hai detto. Il videogioco è anche un prodotto, ovviamente, è una creazione artistica, è una creazione di design e è tutto questo, cioè assolutamente ha tutte queste sfaccettature che ovviamente poi servono anche da un punto di vista artistico, da un punto di vista dell'esecuzione, da un punto di vista commerciale, perché in ogni caso comunque il ruolo di uno studio è quello di narrare una storia per poi poterne narrarne un'altra, e quindi tutte queste cose sono assolutamente importanti. Mio puro pensiero personale, temo che la più grande sfortuna dei videogiochi sia stata quella che si chiamano videogiochi, e quindi la parola gioco all'interno di questa sua definizione lo autodefinisce, lo istantaneamente lo va a mettere nella cesta di uova di tutto ciò che fa parte dei bambini, e non è così, ci sono alcune culture molto, molto vicine geograficamente alla nostra, tipo i tedeschi, dove il gioco da tavolo non è una cosa per bambini, cioè il gioco da tavolo è una cosa della società, cioè il gioco di società per loro non è la società dei bambini, il gioco di società cioè per la società, in diversi luoghi vengono adibiti a ludoteche, alcuni bar hanno delle licenze speciali per poter far giocare le persone al loro interno, ed è radicato all'interno della cultura il fatto che giocare sia una cosa assolutamente importante. Per loro è più facile fare questo salto: gioco da tavolo, importante per la società, videogioco, importante per la società, ergo opera diciamo che non si limita ad un fattore puramente ludico, perché include, sussume che quello che è un gioco da tavolo, quello che è il cerchio magico dell'ambiente di gioco, dove tu entri volontariamente e limiti le tue possibilità all'interno di una serie di regole, qualsiasi gioco è una limitazione personale della nostra libertà. Giochiamo a calcio, non posso prendere la palla con le mani, per fare gol devo segnare con una serie di regole. Se noi non entrassimo a giocare a calcio con il pensiero di limitare noi stessi all'interno di una serie di regole, saremmo degli stupidi, diremmo: ma perché non posso spingere tutti quanti fuori dal campo, legarli in un angolo e poi non so, allargare la porta, insomma. È la stessa cosa per i videogiochi, per il gioco da tavolo, per i videogiochi, praticamente capire che questo cerchio magico, dove esiste una narrazione, dove esiste un'interazione, dove esiste tutto un ambiente artistico, stilistico, visivo, dove c'è tutta anche una parte di programmazione, ovviamente non dimentichiamo quello che è il compartimento tecnico che ci sta alla base, per altre culture secondo me è già molto più facile fare questo salto di questo riconoscimento del valore che il videogioco ha. Devo dire che però negli ultimi anni, con una serie di premi, con una serie anche di eventi spiacevoli che sono successi nell'ambito del mondo dei videogiochi, con le varie con i vari problemi di maltrattamento dei developer, con le varie cause di harassment per le donne all'interno dell'ambiente, ha ridato praticamente, paradossalmente, dandogli più attenzione, la gente ha iniziato a guardarci dentro e ha iniziato a vedere oltre, insomma. Quindi non abbiamo soltanto diciamo una rivalutazione da un punto di vista commerciale, da un punto di vista narrativa, ma addirittura parlando di narrativa, noi abbiamo degli esempi abbastanza importanti. Se uno pensa ai primissimi film di Super Mario che ci sono stati tempo addietro, cioè il film di Tomb Raider, abbiamo avuto i film di Mortal Kombat, il film di Street Fighter che è talmente brutto che diventa bello, abbiamo tutta una serie di cose che anche il mondo tipo Hollywood ha piano piano iniziato a riapprezzare. Se vediamo quello che è stato ai tempi fa, vedere quello che c'è adesso abbiamo The Witcher, è appena uscito Uncharted, stanno facendo la serie TV di Halo, ragazzi, stanno facendo la serie TV di Halo, Universal sta facendo quella, Netflix ha
ha iniziato a mettere le mani davvero ovunque. Cioè, ci sono un paio di cose che stanno per uscire che sono assolutamente interessanti. Warcraft? È uscito il film su Warcraft? Uscì il film qualche anno fa. Sì, assolutamente. Diciamo che il riconoscimento prova anche del valore narrativo non solo puramente commerciale, cioè alla fine i videogiochi, Last of Us, adesso esce la serie TV di The Last of Us, sì. Ragazzi, non solo il riconoscimento dei videogiochi come l'ultima risorsa vergine da cui attingere dei franchise da spremere, ma il fatto è che riconoscono che non solo ci sono dei franchise da spremere, non è ehi c'è Super Mario, schiaffiamolo sullo schermo così denaturalizziamolo, ma è proprio Sonic, c'è il videogioco di Sonic che è uscito un po' di tempo fa e con altri aneddoti super interessanti, ma proprio il riconoscimento che non è soltanto un franchise da sfruttare, ma è un potenziale narrativo infinito. Tomb Raider ha delle storie, ragazzi, l'ultima trilogia di Tomb Raider ha una storia che ti strappa il cuore, è fantastica. E videogiochi, adesso Giacomo purtroppo mi conosce il mio lato emozionale nei videogiochi. Io adoro quei videogiochi che, cioè, tu spegni il computer e rimangono con te. This War of Mine, dove tu ti metti nei panni di un rifugiato che deve sopravvivere all'interno di una guerra in un ambiente, diciamo, più o meno dell'est, e The Line, dove sei uno spec ops praticamente, dove il tuo percorso all'interno delle missioni è una sorta di catarsi, è una sorta di tentativo di sanare la propria sindrome da post-stress traumatico di una serie di veterani che hanno creato questo videogioco per farti capire che cosa vuol dire davvero essere un soldato, e quindi tu giochi a un videogioco per poi piano piano capire che qual è il problema del fatto che se tu non approcci il videogioco riconoscendo il fatto che è un videogioco ma non è la realtà, quindi non devi comparare hey questo è figo perché sono un marine, ma guarda davvero che cosa significa essere un marine, cioè non è fantastico. I videogiochi riescono davvero a portarti all'interno di un mondo in una maniera che senza non voler nulla togliere ai film, ma in una maniera in prima persona, perché tu sei la tua agency sull'interazione della storia è comunque per sua natura stessa è un livello, una dimensione di interazione più alta rispetto a quella del film, e spegni lo schermo e cioè ci rimane, insomma, e quindi c'è davvero molto da narrare. Credo di essere uscito un attimino dall'argomento principale. Anzi, è molto importante anche secondo me fare questa distinzione in un certo senso. Tu hai parlato spesso di interazione. Mm-hmm. Effettivamente, il videogioco ti dà la possibilità di vivere, magari non come sarebbe nella vita reale, però di vivere un'esperienza che magari nella vita reale non vivresti mai. Sì. Il videogioco è la cosa più antipedagogica del mondo, quantomeno me l'hanno sempre mostrato in questo modo. Ti volevo chiedere un parere su quanto invece un videogioco possa essere anche educativo. Potenzialmente. Il problema fondamentale con quella nozione, cioè il videogioco è diseducativo, va allo stesso passo di dire che i cani sono pericolosi. Per carità, cioè nel senso, un cane può essere pericoloso, è pericoloso se il padrone non gli insegna che cosa significa essere un buon cane all'interno di una società. La stessa cosa è per un ragazzo, se genitori o comunque la sua famiglia o comunque la cultura del gioco non viene portata nel modo corretto, cioè che cosa significa il modo corretto di giocare? Significa avere dei tempi per giocare, sapere che non esiste soltanto il gioco, ci sono altre cose che sono importanti ovviamente, comprendere che cosa voglia dire giocare. Come dicevo prima, The Line secondo me è importante perché ti fa entrare nei panni di un marine senza però farti sentire figo,
che è una di quelle cose che, cioè, attenzione, nulla togliere al sentirsi figo all'interno dei videogiochi, secondo me comunque è importante ed è bello ed è una delle cose che i videogiochi ci permettono di, insomma, di fantasticare, ma visto che stiamo parlando di un elemento puramente pedagogico, questa cosa è importante, capire che nella tua vita uno debba studiare, stare con gli amici, socializzare in modo corretto online, che è una cosa anche questa estremamente fondamentale. Uno, l'approccio al mondo online che da 20 anni a questa parte comunque è diventato sempre più importante, la netiquette, la famosa netiquette è fondamentale, cioè io non mi permetterei mai di dare una serie di epiteti che online do a qualsiasi altro gamer solo perché mi ha battuto con una strategia molto di grande astuzia e gli insulto la mamma, dal vivo non lo farei mai. Insegnare queste cose ridefinirebbe che cosa significhi il gioco ha un valore pedagogico o meno. Tu entri all'interno di un videogioco consapevole del fatto che stai entrando a far parte per qualche minuto, per qualche istante, di una realtà. Adesso dico questo, ma prendetela con le pinze, perché poi la gente dice: ah, ti estranei dalla realtà. No. Entri a far parte, per esempio, di una dimensione dove esistono delle regole, esiste un elemento di narrazione che va oltre il naturale, che va oltre il anche socialmente accettabile, perché stai in Carmageddon, investi delle persone, ma in Doom spari delle persone, in Tomb Raider comunque. Cioè, alla fine con le pistole tiri giù la gente e senza andare a scomodare e l'uccidere le persone, ma in Thief sei un ladro, in Assassin's Creed sei un assassino, tornato ad uccidere persone, ma in Grand Theft Auto rubi e uccidi le persone. Vabbè, comunque in generale questo per dire entri consapevolmente, e qui ripeto, genitori, società, ti dicono semplicemente: in questo momento tu sei questa persona, divertiti, fai tua questa esperienza, dopodiché esci e torna a essere una persona importante. A parte che volevo anche interessarmi di una questione, cioè amicizie online, che è un po' un... perché io per esempio l'ho vissuto, questa cosa mi ha folgorato anni fa, nel senso di conoscere una persona online tramite dei videogiochi, tra l'altro, e dopodiché incontrarsi nella realtà reale e fondamentalmente rendersi conto che è come se ci si fosse frequentati da sempre, ed è quello che si è fatto. Però volevo capire innanzitutto questa questione, cioè come vedi questa cosa, anche se credo mi immagino facilmente com'è la tua idea su questo, e poi capire se effettivamente questo pensiero in Italia viene visto così e fuori no, oppure se è una cosa generale tutto ciò. Allora, ovviamente, guarda, ti raddoppio su quello che hai appena detto, cioè l'amicizia online secondo me è qualcosa di davvero prezioso per un motivo particolare. Da un lato, quello che hai detto tu è verissimo, cioè nel senso, tu conosci una persona online, condividi una passione quasi esclusiva, nel senso che se tu ti vedi esclusivamente online, esclusivamente all'interno del videogioco, tu hai questo amico legato a un elemento della tua vita, ovviamente. Non è tipo l'amico di scuola che lo vedi a scuola, magari ai giardinetti a giocare, al parco, e poi magari anche ai videogiochi, e poi ci andate al cinema. È un altro tipo di amicizia, è una sorta di pen pal, è una sorta di corrispondenza. E il motivo per cui raddoppio è perché io ho delle amicizie online che io voglio che rimangano online, nel senso che ho conosciuto delle persone che poi nella vita reale non mi piacciono, cioè non sono delle persone, sono addirittura persone che non condividono alcuni miei ideali. E uno direbbe: allora perché ci giochi assieme? Perché? Da un lato capisco perfettamente il discorso, ma se non condivido i tuoi ideali, perché ci condividi del tempo? Ma in realtà mi piace questo elemento un po' romantico, se vogliamo, del fatto che non tutto è per tutti, cioè non è detto che se a me questa persona non
sia, non vada d'accordo con questa persona perché ha delle idee politiche estremamente diverse rispetto alle mie, non si possa condividere un terreno neutrale. Cioè, a me piace, anzi, addirittura a me piace questa idea. A me piace l'idea che non possiamo parlare di politica, non possiamo parlare di, non lo so, non possiamo parlare del fatto che secondo te è giusto che sia successa questa cosa o quest'altra cosa nel mondo. Pena di morte, io ho un'idea, tu ne hai un'altra, non ci troveremo mai, non riusciremo mai ad andare a vedere un film assieme perché a te piacciono i film dove, a te piacciono i film horror e a me piacciono degli altri. Non c'è nulla, non c'è nulla nella vita che ci unisca, però per quei 40 minuti, per quella partita, nonostante noi in qualsiasi altro ambito della vita ci tireremmo gli schiaffi in faccia dall'inizio alla fine, in quel momento le nostre anime funzionano all'unisono. E quindi se da un lato potrei perfettamente condividere un'idea del tipo, ma tu stai in un qualche modo supportando una persona che dovrebbe essere esclusa dalla comunità o altro, lo capisco, non mi metto a sindacare quel tipo di cosa, ma mi piace l'idea del fatto che non tutto debba essere condivisibile, non tutto debba essere condivisibile, non nel senso di essere d'accordo, ma proprio letteralmente, cioè io non devo condividere tutte le parti della mia vita con tutte le persone, e anche avere soltanto qualcosa che mi colleghi, sempre per il discorso di avere molto a che fare con altre culture, avere molto a che fare con altre ideologie, cioè poter avere un punto d'incontro, che ne sai, magari un giorno apre un dialogo, non credo, non ho quell'aspettativa, ma perché non creare una connessione umana, anche se questa connessione umana è estremamente filtrata, magari neanche, addirittura alcuni giochi non ti permettono neanche di parlare, non ti permettono neanche di chattare, ma ti permettono di avere una serie di emote, si chiamano, dove tipo vai di qua, hai fatto bene, seguimi, cioè queste piccole cose. E io in questo momento una delle cose che a me mi ha fatto, cioè mi ha riempito un pochettino il cuore di gioia e mi ha fatto anche un sacco ridere, è che esiste una persona abbastanza famosa nel mondo dei videogiochi che è un po' razzista, e questa persona per parecchi anni è stato in un team molto di successo con una persona di colore senza saperlo. E per anni queste due persone hanno giocato al di là di uno schermo e hanno spaccato la ladder dall'inizio alla fine, fino a che un giorno hanno deciso di entrare in voice chat, e la prima cosa che l'altra persona ha notato è che l'altra persona aveva questo vocione molto particolare e ha capito che l'altra persona era una persona di colore. C'è stato questo momento diciamo, sì, particolare di tensione però è così, cioè nel senso, pensate a Django Unchained, che c'è il proprietario di Candyland, cioè DiCaprio, proprietario di Candyland, che è un fan assoluto di Dumas, per tutto il film, Dumas qui, Dumas là, Dumas lì, e prima che gli sparino due colpi nel petto, gli dico guarda che Dumas era uno scrittore di colore. Uno poi pensa, che ne so, a Sant'Agostino, altro personaggio, uno di Sant'Agostino nell'iconografia, cioè tutte queste cose qua, finché non inserisci quell'elemento, lo filtri fuori, meno problemi, no? Condividere comunque ci permette di essere più vulnerabili, che è una cosa bellissima, è una cosa che dovremmo fare sempre tutti per apprezzare tutto quanto, ma è più facile, è un mondo complesso, il mondo è incredibilmente complesso, perché non sfruttare qualsiasi elemento che ci permetta di apprezzare la semplicità di un'altra anima, seppur filtrata da tutte le cose che ci renderebbero quest'anima assolutamente obbrobriosa e simili. È incredibile, bellissimo, cioè concettualmente veramente siamo arrivati al filosofico, sì, e ne sono molto contento. No, davvero, è anche un bel pensiero, devo dire, in generale arrivarci poi da questi argomenti partendo, sì, esatto, è veramente interessante, e ti ringrazio davvero. Figurati.
Grazie a voi. Giusto per innalzare ancora di più il livello, e io e Jack ci stiamo facendo questa domanda da troppo tempo. Ora è una domanda magari molto personale, non vorremmo metterti a disagio. Se la domanda dovesse risultare magari troppo diccelo subito. Nessun problema. FIFA o PES? Mettiamolo così. Io ho lavorato a entrambi. Ah sì? Wow. Sì, quindi Allora. Caspita, qua, pensavo, qua mi metto. Era la risposta che non ci aspettavamo. Cioè, potevamo qua mi metto, aspettarci anche tante risposte. Qua mi metto. Qua mi gioco delle amicizie. Qua mi gioco delle amicizie. PES. Porca. Allora. Sei. PES. Il motivo. Ci sono un paio di motivi. Allora. In diversi ambiti ho toccato entrambi questi videogiochi. Uno più da un punto di vista organizzativo, uno da un punto di vista un filino più creativo. Onestamente non so che fine abbiano fatto, ma per PES io e un mio collega ci siamo occupati dei cori da stadio. C'è una grande differenza, adesso non so quanto possa davvero entrare nei dettagli, però c'è una grande differenza nella produzione di questi due giganti del calcio su come approcciano anche la parte sonora. E io e un mio amico ci siamo occupati di portare in vita alcune situazioni di cori da stadio per delle realtà un po' particolari, delle realtà un po' minori. Quindi non andiamo a parlare degli stadi, quelli principali, delle nazioni principali, ma abbiamo fatto delle realtà un po' diverse, un po' particolari, dove anche il materiale a disposizione e la possibilità di andare a reperire questo materiale non era esattamente facile. E è stata un'esperienza fantastica da un punto di vista ancora una volta culturale, cioè non potete immaginare che cosa significhi entrare. Io a me piace il calcio non tanto da tifoso, ma come a me piace il calcio da parco, cioè il calcetto da metti due ciabatte per terra e questa sì. È la e questo qua ti servono quattro ciabatte fondamentalmente per giocare a calcio è un super tele e quello praticamente è il mio ideale di calcio. Questo è il mio calcio, si è fermato là, si ferma nel ehi, questa domenica andiamo a fare il calcetto a 4 nel campettino. Ah, perfetto, va bene, andiamo. Poi faccio schifo. Cioè, ma quindi non capisco, attenzione, non con un giudizio negativo. Cioè, io non capisco il tifo da stadio, non capisco, non mi è entrato nell'anima. Mio fratello è milanista, mio nonno era il milanista per eccellenza, mia mamma ha seguito mio nonno agli stadi per anni. Non quella parte. Quel gene Vezzini, quel Dilisio Vezzini non è arrivato, si è fermato un pochettino prima. Ma è qualcosa di incredibile, cioè l'energia che c'è all'interno di uno stadio, anche se non la capisco, anche se da un lato mi farebbe ridere la gente che ogni domenica si dipinge la faccia a petto nudo e urla per la propria squadra del cuore. Non è una cosa che io ho mai fatto mio, ma è affascinante, come una cosa incredibile. E poter, ma doversi mettere all'interno di quei panni, che non sono i miei panni, per un progetto, è una cosa che, vabbè, peraltro nel senso il mio mestiere mi permette di fare, ne sono estremamente grato, ma quella roba lì è davvero allucinante. Cioè, a parte il fatto che mi hanno voluto male sul mio piano, mi hanno voluto male perché per praticamente qualche settimana non sentivano altro che trum 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 trum, cioè ha sparato a cannone, perché poi ovviamente fai ricerca, guardati delle partite di campionati assurdi per vedere esattamente che cosa facessero, che cosa è appropriato, che cosa è culturalmente e anche localmente appropriato per quell'ambiente. E
avendolo fatto, diciamo, per prima persona, ho questo legame. Oltre a quello, il PES è il Pro Evolution Soccer, è la versione occidentale di Winning Eleven, la sua controparte, diciamo, la sua controparte originale. E nel periodo prima che io iniziassi ad apprezzare la non pirateria, Winning Eleven era arrivato nei terreni occidentali sotto forma di CD non esattamente legali, e le partite a Winning Eleven sono alcune delle cose che io ho adorato di più con i miei amici. Io giocavo sempre con il Camerun, e c'era Eto'o che in quel videogioco, adesso che non mi ricordo quale edizione di Winning Eleven fosse, Eto'o era fortissimo. Cioè, io faccio schifo ai giochi di calcio, cioè io in generale faccio schifo a videogiocare, ma ai giochi di calcio, cioè, proprio già non capisco il calcio. In più i giochi di destrezza non sono i miei, però Eto'o era fortissimo e io diventavo quasi una minaccia. E c'è questo mio amico che ancora oggi mi odia, perché quando davo palla a Eto'o non la passavo più e andavo avanti canticchiando ta 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 ta, e lui praticamente usciva scemo e mi azzoppava Eto'o all'inizio della partita per far sì che per il resto della partita non fosse nel campo. Detto questo, c'è un posto speciale per FIFA, perché credo fosse uno dei primissimi, che girava ancora in MS-DOS, non girava su Windows, e il nostro PC non era abbastanza potente da farlo girare. E cosa facevamo? Visto che girava in DOS, non aveva bisogno di Windows, un nostro parente, un informatico, aveva creato una partizione sul un boot, praticamente una versione di boot del nostro sistema, dove non veniva lanciato Windows, veniva lanciato FIFA. Praticamente FIFA. Tu accendevi il computer e partiva FIFA. Cioè, se tu volevi far partire qualcos'altro, all'inizio dovevi o premere, non mi ricordo, F9, F11, adesso non ricordo esattamente, e dirgli fai partire Windows. Oppure praticamente noi dovevamo riavviare il PC e scegliere la partizione FIFA. E c'era, non c'era, ai tempi FIFA non aveva i nomi, non aveva la licenza di utilizzare i nomi, c'era Van Smitter, c'erano dei nomi assolutamente improponibili. E c'era questo trick allucinante dove che era illegale, attenzione, perché poi si sa che i bambini hanno delle regole che vanno ben oltre l'amicizia o altro. Cioè, se tu rompi quelle regole sei fuori per sempre dal circolo sociale. E questo gioco aveva un bug: se tu ti piazzavi davanti al portiere e continuavi a cliccare, facevi gol, perché il portiere ti tirava in faccia e tu facevi una rovesciata. Praticamente immaginate un portiere che rinviava e tu istantaneamente, cioè vedi praticamente l'animazione che glitchava e tu istantaneamente eri in versione sotto rovesciata, sotto sopra, e segnavi sempre. E questo era illegale, cioè tu non potevi fare, non solo tra te contro altri, cioè tipo io e mio fratello, io tra di noi c'era questo gentleman agreement che non potevi farlo, ma guai se qualcuno ti beccava a farlo contro il computer. Cioè, se qualcuno vedeva che lo facevi, cioè... È assurdo. Perdevi tutta la credibilità. Cioè, basta. Cioè, tu eri fuori dai social circle per sempre. Una volta io sono stato beccato il trattamento del silenzio di mio fratello per una settimana, perché avevo fatto la mossa illegale a FIFA. Quindi, vabbè, FIFA, posto nel cuore. Non lo so, adesso non lo so più. Non lo so più. Guarda, questa memory lane mi ha. Mi è piaciuto molto come adesso ci sia il problema di Mac, Windows, Apple, Windows. Per no, no, ragazzi, Windows no, no. O FIFA. Sì, no. Era proprio. Cosa accendiamo, Windows o FIFA? Giorgio, personalmente è stato illuminante. Di videogiochi, insomma, ripeto, non ci capisco niente, però mi piace l'idea che possa essere un tipo di arte comunque interattiva che a te ha portato comunque a una certa ispirazione. È un mondo in cui lavori e
E niente, quindi è stato bello raccogliere questa esperienza da parte tua, quindi ti ringraziamo. Assolutamente. Grazie a voi ragazzi, grazie fantastico. A voi per l'accoglienza. Speriamo di incontrarci dal vivo. Assolutamente, assolutamente. Decisamente. Dai, ci sentiremo allora molto presto. A presto presto, ragazzi, sicuramente. Grazie ancora a tutti. Ciao. E alla prossima. Ciao!